Qualità, innovazione, sviluppo intelligente e sostenibile, queste le parole chiave della terza conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale al Via Lucca, all'ex Real Collegio. Due giorni per parlare della fase di rilancio dell'agricoltura toscana, dove ad aprire lavori è stato l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi, che ha parlato delle sfide che attendono il comparto agroalimentare, con una particolare attenzione al futuro delle politiche agricole europee verso la nuova PAC del 2020. La Regione all'Europa chiede con forza il mantenimento delle attuali risorse finanziarie necessarie per affrontare le sfide dei mercati globali. Abbiamo bisogno di migliorare, voglio dire, sotto l'aspetto di una presenza più forte dei nostri prodotti in alcuni mercati sui quali ancora abbiamo necessità di penetrare, dobbiamo fare politiche di promozione. Beh, per fare questo c'è bisogno anche di lavorare sulla formazione e l'informazione e anche su quello che è il livello culturale. Ad un anno e mezzo dall'avvio della programmazione 2014-2020 del programma di sviluppo rurale sono già stati stanziati dalla Regione 624 milioni di euro su un totale di quasi 962. Un'agricoltura, quella toscana, che sta uscendo gradualmente dalla crisi, come confermato dal rapporto di IRPET, dove i dati dell'ultimo triennio dicono che tornano a crescere valore aggiunto, export e occupati. È un segnale probabile di una capacità delle imprese di riposizionarsi sui mercati e di aver superato anche l'elemento di difficoltà della crisi di fine decennio. Aspettiamo i prossimi periodi, ma i segnali sono senz'altro segnali positivi. Ma il contesto ambientale ed economico non consente di abbassare la guardia, come per la questione del cambiamento climatico. L'agricoltura del domani non è l'agricoltura che è stata pensata e vista negli anni 50-60 come un'attività residuale rispetto all'industria, ma è qualcosa di nuovo rispetto a un mondo che sta complessivamente cambiando, che comunque, diciamo, è da un punto di vista del cambiamento climatico neutrale, anzi è una soluzione fisica al cambiamento climatico. La seconda giornata della conferenza dell'agricoltura vedrà la partecipazione del ministro alle politiche agricole Maurizio Martina, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e il commissario europeo per l'agricoltura Phil Hogan.